mesi dalle amministrative che decreteranno chi sarà il successore del sindaco di Bari, Antonio De Caro, e dopo diversi tir e molla sulle modalità con cui si sceglierà il candidato, ora è ufficiale, si svolgeranno il 7 aprile le primarie del centrosinistra tra Vito Leccese, sostenuto dal PD, e Michele La Forgia per la convenzione, il cartello elettorale formato da partiti e movimenti di centrosinistra, compreso il Movimento 5 Stelle. A mettere un punto alla questione, che ormai rischiava di compromettere seriamente l'unità della coalizione, è stato La Forgia che, nonostante le forti preoccupazioni a seguito degli ultimi avvenimenti di cronaca che hanno fatto emergere infiltrazioni della criminalità organizzata anche nella vita politica, oltre che sociale ed economica della città, ha accettato la proposta del Partito Democratico di allargare la partecipazione a tutti i cittadini. Continuare a discutere delle regole purtroppo non serve, perché ormai è evidente che sarà sempre trovato un pretesto per negare il consenso e ritardare ogni decisione fino a quando sarà troppo tardi. Non possiamo e non posso consentirlo, per il bene dell'unità e nell'interesse della città. Un interesse che per parte mia prevale su qualsiasi altra cosa. Dico quindi pubblicamente al Partito Democratico di decidere in piena autonomia e senza ulteriori trattative quando, dove e come votare per le primarie. Le ho chiamate primarie perché a questo punto, visto che non si è voluto scegliere insieme un metodo nuovo e più rigoroso, è bene chiamarle primarie. Togliamo ogni pretesto a chi vuole dividere l'area progressista. Stabiliscano loro le regole e se ne assumano integralmente la responsabilità. Grande soddisfazione nel PD. Siamo felici che Michele La Forgia e la convenzione, ha dichiarato il segretario regionale Domenico De Santis, abbiano finalmente convenuto sulla necessità che la scelta del candidato sindaco di Bari avvenga nella forma più aperta e libera possibile, attraverso cioè le primarie, con Vito Leccese per quanto riguarda il PD, aperte a tutti i cittadini, come sono state fatte fin dal 2005 in Puglia, consentendo al centro-sinistra di scegliere Nichi Vendola, Michele Emiliano e Antonio De Caro per guidare la regione e la città di Bari. De Santis conclude specificando come la migliore garanzia contro ogni rischio di inquinamento saranno proprio le migliaia di baresi che parteciperanno il 7 aprile alla scelta del loro candidato sindaco.